Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale. Eccoci qui di nuovo con Flight Simulator 2020. Riprendiamo allora la nostra avventura tra i cieli del mondo. Allora, l'ultimo episodio che abbiamo fatto, ho fatto qualche errorino. Intanto vi ringrazio per tutti i consigli che mi avete dato, io me li sto segnando, sto prendendo spunto, quindi grazie mille come sempre per il supporto. Tra parentesi, tra i ringraziamenti, continuo a ringraziare di nuovo Microsoft per avermi fornito la key di gioco. E io ho un po' di idee per quanto riguarda Fly Simulator. Allora, una da fare magari tra un pochino sarebbe quella di farci dei giri del mondo, appunto, non giro del mondo completo, ma noi abbiamo a disposizione la mappa del mondo per pianificare quelli che sono i nostri viaggi. Una cosa che mi piacerebbe fare, ditemi se vi può garbare l'idea, è quella di farci pian piano delle tappe per girare un pochino il globo. Ad esempio, che ne so, partiamo dall'Italia, ci potrebbe essere un giro d'Italia, magari partendo, che ne so, da quest'aeroporto, da Punta Raisi, per farci magari il giro, tra virgolette, quasi a bassa quota, azzarderei, un po' dell'Italia, magari facendo a tappe, con viaggi che possono durare più o meno quello di un episodio. Magari si può fare una tratta, diverse tratte magari che ci portano dal sud Italia al nord Italia, poi andare a vedere qualche città europea, così come, insomma, trasferirci piano piano con il nostro aereo, che ne so, ce ne andiamo in Russia, ce ne andiamo in Giappone. Dei tour, che dite, si può fare? Vi potrebbe garbare l'idea? L'idea potrebbe essere o uno che prendiamo delle città da visitare, anche tutte e due volendo le possiamo fare, alcune città da visitare e fare a volo radente, diciamo, magari con un Cessna, quello anche d'allenamento, d'addestramento, che va un po' più piano, quindi ci godiamo il panorama. Oppure possiamo farci delle tappe per andare, che ne so, dalla Sicilia a Centro Italia, poi da Centro Italia a Nord, farci tutta l'Italia in un episodio, l'Inghilterra e quant'altro. Magari avevo visto anche con qualche altro aereo, non i Boeing, perché i Boeing vanno anche un po' troppo veloci, sono abbastanza grandicelli, non so se siano adatti per goderti il panorama, però a livello di velocità, che quindi ci permetterà di vedere un po' più di zona ad episodio, c'è quest'altro Cessna, questo qui, il Texton Aviator Cessna Citation CJ4, che comunque ha una bella velocità, possiamo andare anche abbastanza bassi, come giusto per vederci un po' le città, però ci dà la possibilità di spostarci anche abbastanza velocemente. Se invece vogliamo visitarci qualche città per bene, che ne so, vogliamo farci un giro a New York, prendiamo uno di questi che va un po' più piano e ci godiamo anche il panorama. Ditemi se vi può garbare questa idea. Adesso però una cosa che volevo fare erano un po' di queste sfide o di eventi attuali. Vediamo un attimo l'evento attuale che c'è, in cosa consiste. Prendi parte a una nuova sfida di atterraggio a tempo per conquistare la vetta della classifica. Ah, qua bisogna atterrare. Bene, bello, per carità, però, insomma, la vedo male. Vabbè, a parte la classifica, noi ce ne freghiamo della classifica, però per l'atterraggio a Courchevel non è possibile compiere una procedura di interruzione dell'avvicinamento a causa della conformazione montuosa del terreno circostante. Cioè, se sbagli, ciao caro, ci proviamo? Io direi di provarci, signori. Daigon, vola. Altra cosa che vi dico, sta capitando ogni tanto qualche desincronizzazione audio, perché? Perché durante questa fase di caricamento mi sbarellano le tempistiche, quindi io quando andremo poi di là clicco abbastanza forte il tasto avvia, così lo risento per la sincronizzazione. Nel secondo episodio ho dimenticato la sincronizzazione iniziale, ma così funziona. Quando avvi la registrazione devi sincronizzare tutte le varie tracce per poi poter editare il video, e quindi ogni tanto che capita che mi dimentico, vedete un po' il dietro le quinte, e il problema è che durante la fase di caricamento appunto ci sbarella la registrazione, però cerchiamo poi di recuperarla sperando di sincronizzare il tutto. Comunque, facciamoci questa prova di atterraggio. Un'altra cosa che vi dico, tra l'altro, è che c'è anche il meteo. Poi vi farò vedere anche il meteo, signori, che è una figata. Comunque, pronti a volare? Daje. Guido io già? Sì, guido io. E oddio, ma me devi dire che devo fare un attimo, no?
Penso che queste sfide siano senza, proprio senza aiuti. Vabbè, la pista è quella là. La visuale interna è la migliore naturalmente per guidare, ragazzi, però ogni tanto io metto anche quella esterna per goderci il panorama, perché comunque, insomma, guarda che spettacolo. Guarda qua. Dai. Che figata è. È bellissimo. È bellissimo, signori. Allora, vabbè, proviamo a fare sta prova d'atterraggio. Ci ha già messo non la manetta troppo prepotente. Calcolate che la pista è anche molto in salita, quindi dobbiamo arrivarci, secondo me, da bassi. Non cercando di risalire, però, insomma, non possiamo andare col muso troppo basso, se no famo un botto di quelli clamorosi. Cioè, il panorama è qualcosa di straordinario, comunque. Abbassiamo la manetta, rimettiamo la visuale così. E ci accorgiamo che siamo andati lunghi. Flap. Ah, c'è l'indicatore. Ok, madonna mia. E niente. Oh, vabbè. Oh, fermi tutti. Signori, non è stato magari perfetto? Ma lascia fare. Allora, precisione dell'atterraggio, insomma. Rullaggio a terra ci sta. Morbidezza dell'atterraggio 40. Beh, dai. Pensavo peggio. Non è che siamo messi benissimo, siamo 76 millesimi, credo. E vabbè, si può lavorare. Questo è stato il primo tentativo. Volo successivo. Ah, ce n'è un altro? Oddio, non lo so. Provo, non so se desideri continuare con la prossima attività. Continua. Vediamo se ci fa rifare lo stesso. Magari, non so, vediamo un attimo. Ok, no, signori, è la stessa identica prova. Ok. Madonna, abbiamo fatto peggio di prima. Peggio di prima. Peggio di prima, sì. Vabbè, dai. Allora, l'importante è che arriviamo. Poi non è che dobbiamo stare a gigioneggiare troppo. Abbiamo migliorato? No, abbiamo fatto peggio. Rullaggio a terra, pessimo. Siamo stati veramente pessimi. Precisione, vabbè, la zona che ti dice. Questo qua, vabbè, ci sta. Siamo atterrati. Allora, noi non è che dobbiamo fare sti obiettivoni. Noi dobbiamo semplicemente sopravvivere. Obiettivamente, è inutile che stiamo a gigioneggiare qua dei punti. Arriva, sei vivo? A posto, è andata alla grande. Signori, scopri la tua prossima sfida. Beh, ci siamo, che fanta fai una sfida d'atterraggio? Dimmi che ce ne stanno altre. Allora, celebre, epica e vento forte. Aia. Luoghi e sfide note a portata di mano. Concentrati sulle tecniche di atterraggio fondamentali, sulla precisione e sulla fluidità. Andiamo con quelli celebri. Jackson, Stati Uniti, con la neve e con il Cessna quello veloce. Toronto, Rio de Janeiro, mamma mia che spettacolo. Sydney col Boeing. L'Airbus A320 in realtà. Questo è il Boeing 747 a New York, al JFK di New York. Questo fatto, non guidato, ma fatto in real life. E Jackson, signori, partiamo da Jackson, negli Stati Uniti. C'è della neve. Alla base della spettacolare catena montuosa di Teton in Wyoming si trova l'aeroporto di Jackson Hole. Questo aerodromo remoto può essere noto per la sua struttura maestosa. Tuttavia l'elevata altitudine, la pista breve e le condizioni meteo che cambiano rapidamente mettono ben presto i piloti in guardia, costringendoli a fare molta attenzione. Vabbè, ma che sarà mai? Vola! Dai! Eccoci qua. Allora, ragazzi, se riusciamo a fare queste sfide d'atterraggio siamo dei pro, eh? Pronti a volare. Naturalmente, vabbè, io inutile che ve lo dica, già ve l'ho detto, ma vi ricordo che non ho mai giocato a titoli simulatori di volo.
gioco con il pad, insomma ci stiamo attrezzando un po' per provare il gioco, ma come detto, bellissimo anche qua, eh. Vi ricordo che non sono un pro, ma lo giochiamo anche in modo abbastanza easy, come è giusto che sia, nel senso che con le impostazioni che ci sono, la cosa giusta è che il gioco ti dà la possibilità a tutti, diciamo, di giocarci. Chi non è attrezzato con le periferiche adatte, chi non ha magari esperienza, anche perché, come detto, è un gioco, altrimenti non avrebbe senso, o meglio, ce l'avrebbe, ma ognuno può regolarsi poi come vuole. Fare un titolo solo ed esclusivamente per i professionisti ci può stare, ma non è questo il caso. Il bello è dare la possibilità a tanti di poter usufruire di un qualcosa del genere, perché ad esempio, se non ci fosse stata la possibilità di giocarlo, mi sarebbe dispiaciuto, quindi. Allora, per il momento ci avviciniamo così. Come detto, so, la visuale interna è la migliore, ma almeno per dare un'occhiatina, perché comunque, ecco, così si vede una cippa. Quindi dobbiamo pure un attimino. Flappalo, flappalo! Troppo alti, troppo alti. Sì, tranquillo. Alza, alza. Porco due. No, che stallo. Storti, botta dalla distanza. Niente. Frenalo, frenalo. Ce l'ho attivato i freni, come cazzo. Sto frenando. Stiamo a frenare. Sì, stiamo a frenare, ok. Allora, non bene, direi. Allora, precisione di atterraggio avrei dato anche meno. Rullaggio a terra, no, perché siamo arrivati storti. E insomma, qua si può migliorare. Qua si può migliorare, devo dire la verità. Io lo riproverei. Piano, signori, vedo la pista molto, molto. Un po' presto, un po' presto. Vedo una sega. Gesù. Eccoci. Frenalo, frenalo. È successo un macello. Peggio di prima, signori, peggio di prima. Sterzalo. No, si fa così, però. Stavolta sono sceso un po' in anticipo, troppo in anticipo. Ci stavamo a fracassare prima dell'arrivo. Madonna mia, precisione atterraggio pessima. Lascia fare, va, lascia fare. Allora, sfida di atterraggio successiva. Andiamo qua. Spostiamoci, signori. Continua. Sì, ci sta, onesto. Pronti a volare. Qua anche la situazione è abbastanza problematica. L'aeroporto è lì dietro, tra le montagne. Madonna, comunque sto gioco. Cioè, come screensaver sarebbe bello. Certo, un po' pesante come screensaver, però è bellissimo. È qualcosa di spettacolare. Mamma mia. Come detto, io all'inizio uso la visuale dall'esterno che magari ci dà. Cioè, ci godiamo un po' il panorama. Lì sotto dovrebbe essere la pista di atterraggio. Pensavo che il secondo obiettivo fosse New York, però va bene anche così, eh. Va bene anche così. E fatemi sapere se vi garbano questi episodi. Magari non li vorrei fare neanche troppo lunghi, però un paio di prove ad episodio, anche di più, ci stanno. Magari un paio ad ogni aeroporto, tiravento, perché tiravento ce ne accorgiamo dalla poca stabilità del nostro aeromobile. Cerchiamo di scendere un pochino, poi magari diamo giù di manetta e via. E vediamo che riusciamo a combinare. Paesaggi sbalorditini. Sembra veramente di essere in questi posti. Bellissimo, veramente. Allora, approcciamoci alla pista, signori. Pista abbastanza corta. Oddio, l'aeromobile non è. No, l'altro giorno ho provato a fare un decollo col Boeing 747 a Rio de Janeiro, ma avevo sbagliato aeroporto. Avevo messo non quello internazionale.
Quindi non ce la faceva. Sono andato a finire a mare, ma questi sono dettagli, eh. Un giorno proveremo a fare cose del genere. Allora, sflappalo, va, sflappalo. Allora, facciamo che la visuale la cambiamo dopo. 500. Sì, signor, non te preoccupa. Manetta tolta, sflappalo un altro po'. Cambia visuale, bella lì. Ah, vedi, questo c'ha le telecamere. Storte, ma ce l'ha. No, ce l'ha giuste. Bello pure st'aereo, allora. Più di più scendi. Un po' meno. Arco due lunghi. Mazzebotto. Attenzione, derapata! Ho sbagliato niente. Ho sbagliato nel finale. Comunque non tirava vento. Non tirava per niente. È un po' così. Per carità, precisione atterraggio ce l'ha data meglio di. Cioè, meglio dopo che prima. Rullaggio a terra pure è andato bene. Diciamo che siamo stati poco morbidi. Insomma, poco morbidi, se vogliamo dirla tutta. Attenzione, che fa? Non atterri a New York col 747. No, questa la facciamo. Dai, questa non la rifacciamo, ma ci facciamo New York. Dai. Signori, pronti ad atterrare al JFK di New York? Guarda lì Manhattan. Eccoci. Nanna, sicurezza. Pronti? Vai, va. Oddio, già sta in derapata questo, ma che stai fuori? Piano piano, signori, piano piano. Piano piano, no, non mi sento sicuro col Boeing. Qua un pochino mi laghicchia un po' di più il gioco, però. Insomma, è già tanto che mi gira, onestamente. Guarda qua, con sta mappa, con sto Boeing. Che è successo? Aspetta, aspetta. Caccia i carrelli, va. Il carrello. Ah, ok, ci metteva un po'. Caccio il carrello, signori, perché qua non sappiamo bene la situazione. Quindi è meglio che. Bellissimo, vai così, non stiamo andando bene, credo. Abbassa un po' la potenza. Sflappalo un altro po'. Signori e signori, stiamo per atterrare all'aeroporto JFK di New York. Allacciate le cinture, incrociate le dita, chiamate i cari a casa. Fate per segno della croce per chi è credente. Altre cose fate come vi pare, ma insomma, stiamo arrivando pure in derapata. C'era del vento, credo. Allora, qui la cabina è di finezza. Guarda qua che vintage. Madonna, ma è nuovo sto Boeing o è degli anni un po' retro? Secondo me, anni 70. Armas, dove vai? Potete notare che il cielo è leggermente nuvoloso e niente. Questo è quanto, signori, questo è quanto. Piano piano stiamo andando un po' fuori rotta. La pista dovrebbe essere quella. Apparentemente, secondo fonti aeronautiche, dovrebbe essere quella la nostra pista di atterraggio. Non ne siamo sicuri, ma proviamo ad avvicinarci con stile. Manhattan style. Piano piano. Bassa ancora di più la manetta. Lì dobbiamo atterrare. Siamo giusti? No. Un po' più in qua. No. Alza la punta. Alza la punta. Niente. Signori, avete chiamato i cari? Saluto ai cari di tutti. Un po' più in qua, un po' più in qua. Stiamo a fa' dei danni. Raddrizza tutto. Oddio, siamo atterrati. Siamo atterrati, ma siamo ripartiti. Riatterro di nuovo. Sflappalo. Frenalo, frenalo tutto. Dove sta manna? Piano. Derapalo. Bella lì. Siete vivi, siete tutti vivi, non vi lamentate. Benvenuti a New York, benvenuti a New York. Allora, precisione, così così, rullaggio a terra, abbiamo fatto una cosa un po' strana. Morbidezza, insomma, la morbidezza c'è stata tutta, eh.
FPM dovrebbe stare, questo è il massimo, 599, non credo, 109 dovrebbe stare a zero per fare un atterraggio proprio morbido morbido, ma non so dove leggere sti FPM, vabbè, insomma, ci proveremo. Io direi di riprovarlo, no? Manhattan va riprovato, riavvialo, va. Quanto abbiamo fatto adesso? Non mi ricordo, ma ci riproviamo. Vai. Orco... morbidissimo, morbidissimo. Sempre un po' in derapata, ci stiamo avvicinando alla pista. Credo ci sia forte vento qui a Manhattan, New York. Mettiamoci con questa visuale. Un po' più alto, piano piano. Piano. E niente, nel finale, perché con l'analogico è difficilissimo, signori, riuscire. Dobbiamo atterrare un po' più avanti, ma non vedo una cippa. Eh no, non va bene così. Porca di quella. E niente, signore, è andata così, niente. Era meglio il primo, cioè dovevamo stare col primo. Non ci siamo riusciti ad atterrare meglio il primo, perché secondo me l'abbiamo inclinato troppo nel finale, quindi l'ala si deve essere sfonnata. Comunque prendiamo per buono il primo atterraggio, perché insomma riprovare le cose ti fa... lascia fare, lascia fare. Il primo è quello che conta. Il primo è andato bene, c'è stato un attimo di sfarfallamento, ma comunque tutto a posto. E quindi ragazzi, questa era la primissima sfida dedicata agli atterraggi. Andati discretamente bene, qualche dettaglio col Boeing, però tutto sommato ci possiamo ritenere discretamente soddisfatti, oserei dire. Per quanto riguarda... fatemi vedere un attimo, perché comunque nelle sfide d'atterraggio ci siamo saltati... fa vedere un attimo che c'è stava. L'aeroporto internazionale John F. Kennedy è l'aeroporto per voli di linea internazionale più trafficato del Nord America. Nonostante la sua vicinanza ai trafficati quartieri di New York City, l'avvicinamento al JFK non è particolarmente difficile, a meno che tu non debba lottare con il considerevole peso e l'enorme slancio di un Boeing 747, ecco, che trasforma ogni atterraggio in una bella sfida. Hai visto? E ci stava il problema. Il condizioni di volo sereno, il vento c'era vento, non, forse pure non ce lo dice, ma c'era, ce n'era tanto. Comunque ci siamo fatti queste prime sfide, ragazzi, io direi di vederci con il prossimo appuntamento. Che dite di continuare con le sfide di atterraggio? Secondo me potrebbe essere una buona cosa, perché l'atterraggio insomma è da farsi, e poi magari ci facciamo anche le escursioni naturalistiche in Patagonia. Vediamo quanto potrebbero durare queste 14 minuti, il primo tratto, 23, 9, 16, 41, 30, un'ora. Ma questi sono minuti o sono secondi? Non ho capito. Se sono secondi va bene, se sono minuti, 41 minuti, un'ora e 10, insomma, ci mettiamo un anno e mezzo a fa tutto. Ah no, te ne fa fare una alla volta, credo. Ok, durata del volo 7. Dobbiamo valutare sta cosa. Vabbè, ci guardiamo comunque, le proveremo, le proveremo. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like e condividete per supportare sempre il canale. Seguitemi su tutti i social, Instagram, altro sito per le live, secondo canale dove ci sono tanti altri contenuti. E noi ci vediamo alla prossima, sempre sportiveggianti in volo. Un saluto a tutti da quel tale Ale.